Salve, grazie di esserci. È tempo, sarà tempo di veleni, di veline, di informative tagli e cuci con destinatari vari. Voleranno panni sporchi in questi 6-8 mesi, o probabilmente meno, che ci separano dalla decisione dei commissari dell'unità d'accesso che si è insediata a Palazzo di Città. Voleranno panni sporchi come a chiusura, come a saldo e stralcio di una stagione di lunghi coltelli, quella degli ultimi 2 anni di amministrazione Landella. Ma è molto probabile che il lavoro dei commissari, la verifica, la ricognizione, l'approfondimento porterà lontano, inevitabilmente lontano. Quanto lontano lo capiremo. Una premessa va fatta. Serve essere grati a questo sindaco che ha, con tutti i limiti, le incostanze e inconsistenze e le opacità anche dell'azione di governo. Serve essere grati a questo sindaco perché ha rappresentato un argine rispetto alla deriva oligarchica di questa città, rispetto al potere di pochi che sono sempre più pochi, mai così pochi come in questo momento storico, un argine, una diga rispetto a un sistema che ha tenuto, che tiene insieme la rendita, spesso speculativa, la finanza di dubbia provenienza e un governo improprio per conto terzi della pace sociale, un sistema che alla fine ci vede, ci immagina come sudditi, è suddito il singolo cittadino, è suddita l'opinione pubblica, è suddita l'informazione, è suddito il sistema delle imprese e degli interessi organizzati. Landella, pur conoscendolo e frequentandolo questo mondo, stava da un'altra parte. È stato paradossalmente una sorta di principio, una parentesi di libertà, un soffio di democrazia scombinata finché vogliamo, liquida finché vogliamo, ma democrazia. E ora che potrà fare il primo cittadino in questo lasso di tempo? Uno, sapere che ha sempre meno tempo davanti, sapere che è un percorso ripido, in salita, e sapere che forse dovrà muoversi lungo 3 direzioni, lungo 3 fronti. Il primo, la consapevolezza che la decisione di sciogliere il Consiglio Comunale della città capoluogo sarà una decisione tutta politica. Non è semplice una soluzione, un esito traumatico di una consigliatura per infiltrazioni mafiose. Per una città importante come Foggia, perché Foggia è una città importante e ce ne siamo dimenticati. Ma la decisione sarà politica, in un senso, come dire, molto forte, se ancora ha un senso la parola politica. Politica perché la politica è un principio di ordine, di riduzione di complessità, di approssimazione a una sintesi. Perché la politica è valutazione generale, è valutazione degli effetti collaterali, degli effetti, come dire, disfunzionali, come direbbero i trattati di sociologia, dei danni collaterali, e la valutazione sarà politica. E questo, detto chiaramente, indipendentemente, diremmo, dal peso specifico, dall'efficacia nell'interlocuzione di questa amministrazione con il partito nazionale di riferimento del sindaco. Non basta essere amici di Salvini, insomma, per essere chiari, ma la valutazione politica, che sarà una valutazione romana, dovrà, come dire, essere corroborata, arricchita da tutti gli elementi di valutazione, di contesto, che poi possano orientarla nel senso più giusto per una collettività. E per una valutazione di ordine politico servirà anche del secondo fronte che attende Landella, servirà anche che dal territorio, dalla sua comunità, arrivino segnali chiari sia a Roma sia allo stesso territorio. E c'è un solo segnale per manifestare discontinuità: cambiare radicalmente. Costruire un esecutivo nuovo, rimpolpato di energie, con personalità di primo piano a cui affidare il delicatissimo compito di governare, coordinare, sovrintendere gli snodi più delicati, politiche sociali, sicurezza, urbanistica e lavori pubblici. Servirà un governo che abbia le caratteristiche, l'imprinting del governo nazionale,
tecnici, personalità autorevoli, a fronte di un'autorevolezza perduta. E poi c'è un terzo fronte, ugualmente impegnativo. Una fase così drammatica non può essere gestita solo dal primo cittadino. Servono le migliori energie, quelle che lo hanno accompagnato, supportato in 7 anni di governo della città. E serve costruire, scrivere, un patto con il sangue. Serve cioè di fatto anche, finalmente, ufficializzare un passaggio di consegne, immaginare e costruire un dopo Candela, perché a queste persone dovrà chiedere di essere parte integrante di questo drammatico momento, di metterci la faccia, di rischiare la reputazione, di salvare l'onore del buono che è stato fatto in questi 7 anni. Ma dovrà essere chiaro che sarà, che tutto ciò dovrà accadere dentro un evidente passaggio di testimone, anche perché poi l'urto dell'aula, l'urto del Consiglio Comunale dovrà essere affrontato. Evidentemente l'esito, anche questo esito, non sarà scontato. Sarà capace di fare tutto questo il sindaco Candela? Non lo sappiamo. Risponderemo così, diremo che probabilmente in una tempesta si vedono le qualità del buon marinaio. Questa è la tempesta perfetta per Foggia, oltre che per Candela.